già stato qui a Torino Film Festival in un'altra sala con un altro film. Il suo primo film si chiamava Shell, Conchiglia. Comincio da qui. Ci sono molti legami, mi sembra, tra il primo film e questo. Comincio con dirtene uno, La solitudine. I knew when I was writing Michelle that I was going to write another film about loneliness, but also about a conflict between a parent and a child. In this case, it's a mother and mother-son. Michelle's, of course, about a father and a daughter. Do you want to trust me? I think that with Shell, the conflict came about from a loss her father had and the isolation, and also Shell's coming of age. And with Iona, it's also about her past, her scars, and the way they inflicted on her son. But it's more to do with the conflict of faith this time. A conflict with our faith and our faith. Sì, quando, sì, esattamente così. Quando ho scritto il primo film Shell, in realtà sapevo già che avrei voluto scrivere poi quello che si è trasformato nel film Iona. Ed è c'è questo collegamento derivato da quello che è in realtà la solitudine collegata anche a un conflitto tra all'interno della famiglia, mentre in Shell si trattava del conflitto tra padre e figlio, in questo caso io non si tratta del conflitto tra madre e figlio. Nel primo caso il conflitto derivava e la solitudine in fondo derivava da una perdita del padre, dall'isolamento, ma c'era anche tutto il collegamento a quello che è la maturità del figlio che usciva dall'adolescenza. E in Iona invece quello che porta a questo conflitto è il passato della protagonista, le sue cicatrici di cui fa carico al figlio. E in questo caso però si tratta più che altro di un conflitto, una solitudine sempre collegata a un conflitto, ma più a, che ha più a vedere con la perdita della fede. C'è un altro elemento molto forte che unisce in quel film. La presenza del paesaggio. Il primo film era ambientato sulle islands scozzesi e questo invece è sulle isole Ebridi. Molti anni fa io sono stato sia sull'isola di Mal che sull'isola di Iona. E quando sono andato sull'isola di Iona ho pensato, qui si potrebbe girare un film. Cioè, questi luoghi li aveva in mente da subito quando si è messo a scrivere il film. Ha bisogno del luogo quando fa un film. Yes, exactly. And that's what I didn't mention in my answer before, is that as well as a conflict between people, it's a conflict with place. And actually, I visited Iona when I was a small child with my mother and my sister. And I never forgot the experience of going there. I grew up in a rural community, but I'd never experienced anything like this island, the remoteness. I remember it took two boats to get there, to cross one island to get to the other island, and it had a very a special atmosphere and a kind of spirituality. That was unique, and then a few years later I watched the film Witness, you know, the Harrison Ford film. Yes. And I began to have this idea about a mother and a child returning to this religious community. Peter Weir's film, and being
unable to fit in, to reconnect because of her lack of faith or her conflict with faith. Ed è proprio così, sì, assolutamente è un bisogno che ho quando devo fare un film. Anche perché nella mia risposta precedente non ho fatto riferimento ad un altro elemento relativo al conflitto, cioè non è solo un conflitto tra membri, diciamo, della famiglia, all'interno della famiglia, è anche un conflitto con i luoghi, nei confronti dei luoghi. E io in realtà sono nato e cresciuto in una comunità rurale, però non avevo mai sperimentato una solitudine così totale come quella che è tangibile, quella che ho sperimentato quando da bambino, da ragazzino, mia madre portò me e mia sorella a visitare l'isola. E, ed è stata un'esperienza che non ho mai dimenticato, che mi è rimasta impressa nella carne, questa solitudine, il fatto di, per arrivare a su quest'isola, di dover attraversare due isole, dover prendere due traghetti e arrivare in un'atmosfera assolutamente particolare, se vogliamo un'atmosfera tutta sua, molto spirituale, c'è un'elevata sensazione di spiritualità in quel posto. Quindi, e poi alcuni anni dopo, la mia visita mai dimenticata, vidi Philip the Rear Witness con Harrison Ford, e questo mi diede l'idea anche, pensai, alla possibilità di fare un film in quei luoghi, nei luoghi che avevo visitato da bambino, facendo arrivare due personaggi, anche in questo caso però una madre e un figlio che fuggono e che devono ricrearsi una vita, e fuggono e ritornano in questa comunità religiosa con cui però non riescono più veramente, lei, essendo il suo ritorno, non riesce più a trovare i collegamenti a causa del proprio passato e della propria pelle. Sull'isola di Iona si vede, quando loro arrivano, la chiesa per cui si va a visitare l'isola. E quello è già un segnale forte. Yes, it's a unique site, actually I was 10 years old when I went to the island, and I remember asking my mother why people went there, and she told me to feel close to God. People went there to feel close to God, and this planted an idea in my head, and over time this translated into someone going there who does not feel close to God. And the pressure that they might feel, and the island is very small, and you're right, it's dominated by this abbey. But even when the abbey is out of sight, somehow it dominates the place. Sì, ed è l'abbazia che è veramente un monumento unico. Ed è visitato, cioè, mi ricordo che quando andai a visitare l'isola con la mamma, con mia madre e mia sorella, avevo 10 anni, e mia madre mi disse, io chiesi come mai le persone andavano in questo posto, visitavano questo posto, mia madre mi disse che andavano per sentirsi vicino a Dio. E quindi questo mi è rimasto impresso e praticamente ha seminato, diciamo, ha piantato nella mia testa i semi, ha lasciato andare i semi di una possibile evoluzione in questo senso di un film, pensando a quest'isola, a questa persona che va in questo luogo dove la gente va per sentirsi vicino a Dio, ma è una persona che non si, è proprio all'opposto, non si sente vicino a Dio. E quindi vi è, hai ragione quando dici che l'isola è veramente dominata da questa abbazia, l'isola è piccolissima, ma c'è questa, e anche quando l'abbazia non è visibile, vi è questa atmosfera, questa pressione, questa dominante presenza in ogni caso. Comunque da quelle parti si va per vedere le grotte di Fingal, eh? Stupende. No, volevo chiedere un'altra cosa. Un altro dei segnali forti del film sono anche gli interni. C'è per esempio tutta la scena con il morto sul letto, con quel soffitto bassissimo. C'è anche un attore che spostandosi gli dà una testata contro i legni del soffitto. Cioè, l'atmosfera è proprio quella di schiacciare gli uomini, non di liberarli.
something I began developing with Shell, this idea of living in a wide open space. I feel claustrophobic. It's common with Scottish buildings, houses. They build them small, the windows are small. And so maybe because they expect you to go outside, but I like this presence, this weight, that was on them. And the house that we found was perfect for that. Sì, già con Shell avevo sviluppato questa idea che corrisponde esattamente a quello che succede in Scozia, nel senso che l'idea di opposta alla sensazione di claustrofobia data da queste costruzioni, l'idea di poter di grandi spazi in cui appunto puoi fuggire alla sensazione claustrofobica causata da queste case che non so perché costruiscono così, balcone con i soffitti bassi, tutto piccolo, anche le finestre, forse perché vogliono che tu vada all'aperto e approfitti di questi grandi spazi. Mi piaceva l'idea, la sensazione di questo peso proprio che schiaccia l'essere umano invece di migrare. Una domanda un po' strana. Ho letto delle recensioni inglesi, penso, in cui si dice che all'inizio del film c'è la scena dello stupro, all'inizio del film, sexual. Adesso non c'è più. Ha cambiato. We showed a different cut at the premiere in Edinburgh, and it was unfinished in a way, but I didn't know that until I watched it with the audience. The film is a tough film to watch, but it was even tougher in Edinburgh. And in any case, the story is really about what happens when they go to the island. And so we radically recut the film. Sì, si trattava, quello era un primo montaggio, il film perché è stato mostrato, è stato proiettato alla prima Edimburgo. Diciamo che in realtà fino al momento in cui ho visto il film con un pubblico non mi ero reso conto in realtà che il film non fosse ancora completo, non fosse finito. E il film di per sé è duro. E Edinburgh era ancora più duro, quindi, e siccome in ogni caso la storia del film, la parte, quello che è importante nel film è tutto ciò che succede sull'isola, il punto d'arrivo, il ritorno, e allora abbiamo deciso di rimontare il film. Prego. Sì, buongiorno. Io volevo sapere come ha lavorato alla sceneggiatura, perché tutti i rapporti familiari tra i personaggi si scoprono piano piano man mano che la storia avanza, sono suggeriti. Poi si vede che i personaggi sono tutti legati tra loro da un passato comune e alla fine c'è anche una specie di incesto tra i due giovani che sono parenti senza saperlo. I wanted the incest was an accident in a way. In any case, it's not something that anyone who's seen Shell knows that I'm not really scared of it, but it's not something I don't consider it to be that shocking or important in a way. I'm more interested in who the characters are. And Bull and Sarah, I wanted them to come together in a way that showed the scars that they carry from their parents. She literally has these scars around her legs from being carried on her father's back, and he has the scar in his hand from his mother. And I wanted the sex between them to be something completely different for her than it was for him. For him, it represents something shameful and something that he associates with violence against his mother. And for her, it gives her, well, what happens to her when she's left alone in the bar is open for interpretation, but I wanted these two innocents in a way to come together.
La scena, diciamo, l'argomento, l'incesto, insomma, diciamo che è stato un qualcosa di casuale, quasi un incidente. Nel senso che in ogni caso per me non è una cosa che per me è un argomento scioccante, un qualcosa per cui un qualcosa che pesi per me, anche perché nel film per me quello non era il fattore importante, ciò che era importante nel film per me è l'identità dei personaggi, chi sono i personaggi e come interagiscono anche tra di loro. Per quanto riguarda soprattutto Bull e Sara, i personaggi sono coloro che sono stati segnati hanno ricevuto un peso dai rispettivi genitori, portano le cicatrici lasciate loro dai rispettivi genitori. Sara ha le cicatrici, si vedono i segni sulle gambe lasciate dalla cintura che da lei lega perché è un scivolo della spalla del padre, appunto questo peso che il padre che è stato riversato su di lei, che viene portata in giro sull'imperviso dal palo sulle spalle, e anche Bull mostra la cicatrice sulla mano lasciata lì dalla mamma. Quindi volevo far vedere come questi due personaggi portassero entrambe le cicatrici di qualcosa che derivava dai propri genitori, e la scena, insomma, di sesso fra i due giovani doveva essere un qualcosa che ha dei risultati, che viene vissuta in modo completamente diverso da lui e da lei, nel senso che Bull vive la cosa come un episodio di violenza, un qualcosa di cui vergognarsi e un peso, mentre lei agisce, la vede in modo diverso, nel senso, naturalmente, quello che succede a Sara quando rimane sola nel granaio è aperto, diciamo, a quella che è l'interpretazione personale. Però in ogni caso volevo semplicemente che ci fossero due innocenze che insieme si incontrassero, si scambiassero per risolvere in modo diverso le proprie problematiche. And also, in a way, the film is about the consequence of a sexual relationship that Iona has when she's a teenager. And sex is all too often seen as something sinful or shameful, especially within a religious context. And I Sarah is the most religious, purely religious character in the film, in a way. Sarah is, yeah. And sex is not something shameful for her. And I thought that this was important, that for her it almost provides a kind of healing. E inoltre volevo anche parlare, mostrare quelle che sono le conseguenze, nel caso del film, le conseguenze di un atto sessuale sulla protagonista, Iona, di un atto sessuale, di un rapporto, diciamo, di una relazione sessuale che aveva intrattenuto quando era una ragazza, prima di lasciare l'isola. Nel senso che conseguenze anche con riferimento a quella che è la comunità religiosa, in quella comunità religiosa dove il sesso viene considerato in fondo peccaminoso, un qualcosa di vergognoso. E Sara, invece, che appartiene a quella comunità religiosa, è in realtà l'unica vera persona che è religiosa e credente nella sua sincerità, in ogni caso, non identifica il sesso e il rapporto sessuale con qualcosa di peccaminoso e vergognoso. Per me era molto importante sottolineare. Domande? Prego. Good afternoon. I was wondering, on screen... Microfono, scusami. On screen, we have a really deep relationship between mother and son. I was wondering how work together Ruth and Ben to build it. Sì, sullo schermo. Che sullo schermo vediamo una relazione molto profonda tra madre e figlio. E quindi mi chiedevo come hanno lavorato i due protagonisti per costruirla nella realtà. Because they become estranged, the characters, and he is in some way abandoned by her, certainly in terms of sort of an emotional conflict that he's carrying.
It wasn't important for me to for them to have a connection off screen or to really spend that much time together. I mean, they spent a little bit of time together, and they on my last film, for example, the father and daughter, they lived together for 2 weeks before we made the film because I needed them to learn each other's habits and routines, and in that film they were all that each other had, and with this I actually kind of wanted an estrangement, I wanted for you to be able to see the love that was there, but for them not to really be able to not to have a kind of tangible closeness. Beh, in realtà in questo film non vi è stata la necessità di un lavoro, diciamo, di un contatto molto profondo tra i due attori per costruire il legame tra i due personaggi del film, perché in realtà nel film tra mamma e figlio c'è poi una specie di allontanamento, nel senso che lei in un certo lo abbandona a livello emotivo, nel senso per quanto riguarda il suo conflitto emotivo. Quindi vi è questo allontanamento che doveva essere, che è stato rispecchiato in realtà da quello che è stato il rapporto fra i due attori, nel senso che certo hanno anche lavorato insieme, ma è stata una situazione completamente diversa da quella del mio film precedente, in cui in realtà il rapporto tra padre e figlia doveva essere strettissimo, e quindi prima di girare hanno vissuto il dottore padre e figlia, diciamo, per 2 settimane nella stessa casa, perché dovevano incominciare a conoscerci a vicenda, le proprie abitudini, i movimenti e così via. In questo caso volevo che vi fosse la sensazione sia di legame, ma non legame così stretto, ma tale da portare, da giustificare questa specie di estraniamento che abbiamo nel film. The only time that they touch, they physically touch, is that they touch once at the beginning, she leans her head on his shoulder, once at the end, when she finds him in the water, and the only other time is when he's having nightmares and she lays her hand on his back. And I wanted to really keep these to the bare minimum, and for those times to be significant. Obviously, her touch means something to him, because it's the only thing that stops him from having these nightmares. And yet, she doesn't touch him enough in a way, very much. E questo viene rispecchiato anche dal rapporto, diciamo, fisico. La mamma tocca. Iona tocca pur soltanto 3 volte nel film, una volta all'inizio sul traghetto quando appoggia la testa sulla sua spalla, una volta alla fine quando è in acqua e lo tiene, lo trasporta, e soltanto un'altra volta durante la storia quando lui ha degli incubi e lei gli appoggia la mano sulla schiena. Ovviamente è molto importante il tocco, la parte fisica, diciamo, per Bull, perché il fatto che lei lo sfiori appena sulla schiena fa sì che lui cessi di avere gli incubi, però volevo tenere questo aspetto veramente al minimo, renderlo minimale, perché vi era questa necessità di allontanamento. Faccio un'ultima domanda? Sì, ha fatto 2 film su ambienti isolati, sempre in Scozia e sempre su relazioni difficili. Il terzo film fa parte di una trilogia oppure cambia, finisce nei pub di Edimburgo o a scuole orca di magari? No, you've anticipated correctly. I have one more parent-child relationship. It's also about place. It's set in my hometown. It's a departure for me because it's about a man. It's a father-son story. And it's loosely based on a Bruce Springsteen song, which is very popular where I'm from, because he sings about growing up in small towns, racing cars, and falling in love young, and making the same choices as your parents, and never leaving. But this story has hope, because
a lot of the people where I'm from, that love still survives. The love that they found as teenagers, and there's a community there, and I wanted to end this Scottish trilogy with on a hopeful way. No, assolutamente, mi hai preso nel segno, perché esattamente possiamo parlare di questa specie di trilogia scozzese, sempre girato, questa volta il terzo film verrà girato in quella che è la mia città natale, ed è un po', diciamo, qualcosa di tratterà di una figura maschile, più che altro, perché si tratterà di nuovo ancora in un caso di rapporti problematici all'interno di un ambito familiare tra un genitore, in questo caso padre e figlio. E quello che intendo fare è, cioè dare il film, diciamo, che è un po' ispirato dalla canzone di Bruce Springsteen, che parlava appunto del fatto che uno nasce e cresce nella cittadina, cioè è giovane, cresce, sta con gli amici, corre macchina, si innamora e così via, e poi finisce per fare le stesse scelte dei genitori e rimane lì e tutto, in questa piccola cerchia, tutto comincia da capo. Però in questo caso ho l'idea di fare qualcosa che alla fine abbia una speranza, ci sia speranza, nel senso rimane l'amore, rimane la possibilità di crescita, e voglio concludere la trilogia scozzese con un segno di speranza. Siamo felici che il prossimo film sia più felice. Prometto.